In realtà, la contrattazione per l'elezione dei sindaci è un elemento essenziale del potere dei partiti. Si verificano casi come quelli di Orlando a Palermo, Garaci a Roma e Signorini a Genova, di capilista DC fortemente votati nelle elezioni amministrative del 1989 e sacrificati dopo le elezioni ad accordi di partito stipulati prima delle elezioni. L'irrilevanza del voto diventa sempre più visibile e crea una spinta crescente all'astensionismo elettorale. Ma ancora le elezioni europee del 18 giugno 89, tenute nel corso della crisi e che ne rallentano la soluzione, registrano un successo socialista, una tenuta della DC e una forte flessione del PC e dei partiti laici. Tutto si complica quando esplode la crisi nell'est europeo. Il crollo del muro di Berlino nel novembre 1989 è il momento più intenso e simbolico. La caduta del comunismo è lo scenario di fondo dello sgretolamento del sistema politico italiano. Questa accelerazione implica per l'Italia la messa in mora di una politica economica che ha consentito un aumento senza controlli del debito pubblico. Il confronto con l'Europa è un fattore importante di crisi del sistema politico italiano. E vedo gli ultimi e più recenti sviluppi in Italia come conferma della volontà di migliorare la situazione.